Pianura, via comunale vecchia, giardini pubblici, panchine e aree verde destinati a bambini e anziani. Quello che dovrebbe essere un angolo di piccolo paradiso in un quartiere martoriato da mille difficoltà è abbandonato a se stesso. Carente la polizia, quasi inesistente la manutenzione. E allora i cittadini decidono di scendere in campo e di armarsi di tagliaerbe, pale, scope e carriole per una pulizia fai da te, ma anche per denunciare lo stato di abbandono, come spiega Agostino Esposito della cooperativa Cavalleggeri Futura. Allora, noi siamo una cooperativa Cavalleggeri Futura, facciamo volontariato e ripristino parchi in tutta la municipalità. Spesso ci capita poi di ritornare anche dopo aver operato su un parco e questo è uno dei casi. Siamo ritornati a una specie di manutenzione. La cooperativa è qui, come potete vedere, sono 7 anni che operiamo in questo settore. Abbiamo requisiti, abbiamo fatto corsi anche di smaltimento, di porta a porta. Tra i cittadini anche il vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Marco Nonno, sempre molto attivo per quest'area che punta l'indice anche contro la carenza della pubblica amministrazione. Io devo ringraziare questa associazione di volontariato, Cavalleggeri Futura. Sono persone che hanno fondato un'associazione e una cooperativa di disoccupati. Questo sta a dimostrare che se c'è volontà che i problemi della città si risolvono. Ho presentato un ordine del giorno allegato al bilancio che vorrò discutere la sera l'approvazione del bilancio, in cui ho chiesto, in questo ordine del giorno, ho chiesto che i fondi che attualmente vengono destinati a Napoli Servizio per assicurare la manutenzione nel verde pubblico venissero messi a bando da affidare a cooperative disoccupate, visto che non è tanto una questione economica quanto una questione relativa al personale, perché Napoli Servizio attualmente deve badare alla manutenzione degli immobili comunali, alla manutenzione dei parchi e giardini, alla manutenzione stradale e con il suo numero di operai non può farcela. E allora ho chiesto in quest'ordine del giorno allegato al bilancio che venissero stanziate, venissero scorporate i fondi che il Comune trasferisse a Napoli Servizi per metterli a bando ed affidarli alle cooperative di disoccupati, che come in questo caso, non solo devo ringraziare, ma come in questo caso appunto dimostrano che riescono a essere molto più efficienti di tanti partecipati del Comune.